Sergio Silente mi dà il suo allievo Matteo. Grazie.
Thank you.
proposito di contributo scolastico volontario, esiste una nota del Ministero molto chiara. Non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere, che si configura come una violazione subordinaria all'iscrizione degli alunni al versamento del contributo. Eppure i genitori continuano ad essere bombardati da richieste piuttosto esplicite. Al primo circolo didattico di Avellino la richiesta di 30 euro, a San Giuseppe Vesuviano si indica addirittura un termine perentorio per la consegna della ricevuta di pagamento del contributo volontario. Questa scuola di Sciscia poi comunica che la regolarizzazione dell'iscrizione all'anno scolastico avverrà con la consegna della ricevuta di versamento del contributo di 20 euro per ciascun alunno. Un dirigente scolastico poi ci illustra il catastrofico quadro della situazione. Invece no, la seconda che ha fatto con
croce, scusa di questa inconvenienza. Poi il cellulare. Forse se mi cancellava tutte le foto come Nao pure. Il mago è bravo quando riesce a fare i suoi trucchi di nascosto. Se vengono un po' sgamati, diciamo che quel ragazzo là è molto giovane. È molto giovane, quindi. Però è un ottimo illusione. Beh, è anche un po' un sola, però. È un po' come Manolo. Ma non lo abbiamo detto. Come casa mia? Comunque noi il tappino l'abbiamo consegnato e anche blu, è stato un gran piacere. Salutiamo Sorge. Il primo tappino azzurro. Amici italiani, dopo il nostro servizio sul difficile rapporto che ha l'Islam con la danza classica, c'è stato il solito balletto di polemiche. Eppure per gli occidentali uno dei simboli del mondo arabo è proprio la danza del ventre. Viene rinvenuta una delle danze più antiche al mondo, conosciuta forse già ai tempi dei faraoni. I movimenti sinuosi della danzatrice richiamavano infatti gli antichi impulsi del ventre. Sviluppata poi nelle corti principesche del Medio Oriente e ha raggiunto l'Europa grazie ai racconti dei soldati francesi che avevano seguito Napoleone nella campagna d'Egitto. Non ci riesco a farlo in italiano. Me l'ha detto tutto su Henry. No, in italiano non ce l'ha nessuna idea. È andato fino in Francia. Ho capito, se non si svogliono in Italia come facciamo a vedere? Un po' quello di Francia, Quanto? Su 100 facciamo... Quando erano ignoranti, allora si ballava, adesso si balla più.
Siamo una società maschilista. E come qui in Europa, d'altronde. Tante ballerine hanno talenti, diciamo, sporcato il mondo della nostra mentalità. Quindi è colpa delle ballerine dei paesi arabi che hanno quel fangato. L'hanno presentata come una danza provocante, una danza solo per soldi, solo per interesse, e invece la danza mentale assolutamente non è così. Amici italiani, tanti anni fa gli arabi l'hanno scoperta e ora la vorrebbero ricoprire. D'altronde l'hanno inventata loro la danza del ventre. Dalla già e amiche, è tutto, a voi studio! Ci si occupa del falso rapimento di Marco e Cristina Parodi lancia un video prodotto dall'agnellino in persona. Sentite cosa dice. Hi everyone, today I'm traveling abroad. Ma che c'è scritto? Oggi sto viaggiando in barca. Today I'm traveling abroad. Ma quale barca? I'm traveling abroad vuol dire sto partendo per l'estero. Ma la vita in diretta non ce l'hanno un traduttore? Abbiamo capito, mi sa che hanno rapito anche lui. Anticiclone 24 scorrono le ultime notizie, leggiamo. Allerta al centro per la piena del Po. Ma il Po è nel nord Italia, il centro non c'entra. Insomma, perché l'allerta piena arrivi fin là, dovrebbe riempirsi un bel Po. La notizia del giorno è l'arresto degli amanti killer di Saronno, ma ci hanno fatto notare una curiosa somiglianza. Il medico omicida sarebbe identico al giornalista e volto televisivo Francesco Specchia, quello che si vantò di aver bocciato Giorgia Palmas al programma Le Linee. Sembrano uno lo Specchia dell'altro. Del resto, nel suo piccolo, quando era in giuria Le Linee, pure il giornalista voleva eliminare la Palmas. Andiamo al Tgira 7, parla Flavia Fratello. Ieri c'è stata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio che ha fatto il Milano, perché l'Italia, diciamo così, dei 1000 anni del suo governo. Ma sono 1000 giorni, anche se anche il governo vorrebbe starci giusto 1 miliardo di anni. Dei 1000 anni del suo governo. È un bello sbaglione, però come battuta di satira funziona. Magari Flavia Fratello può cambiare mestiere, avrebbe di sicuro la stima di un suo collega comico. Sono
difficile. La sua lingua,
Presidente, al ultimo ruolo. Non è che se non lo per il giudizio.